Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata. Speriamo con l'audio migliore rispetto all'ultima che aveva Lele con l'eco costantemente, speriamo, ma dovrebbe migliorare sensibilmente nelle prossime puntate perché Lele mi regala le cuffie, giusto Lele? Buonasera, buonasera, sì. Mi Bene, devi girare l'indirizzo, ricordati, mandami l'indirizzo sì, che ti me lo sono mando tutto. dimenticato. E quindi Devi niente, quindi girare nel siamo. carrello, se me le mandi te le spedisco, ti mando male. Bene, bene, bene. Allora, le metto nella wishlist. Quali sono il modello che hai comprato tu, scusa? No, suca. Modello Suka, ok. Bene, bene, bene. Allora, noi siamo rimasti, ma dovrebbe venire anche il nostro grande admin, giusto? Sì. Così conoscerete il nostro grande admin, perché ancora mi sembra che non avete avuto il piacere di. Arriva, arriva. Allora, io vedo un po' di leggere un libro perché è molto annoiato il mio caro signorino, che si annoia, capito? Una domanda, Pornani. Una domanda. Sì. Stavo guardando fuori. Qual è il lavandino Lavandino che che avete abbiamo collegato alla collegato. fine? Allora, il lavandino che abbiamo collegato, che dovrebbe essere Quello fuori. Possibile. quello fuori, sì. Però, Prova ad essere andato là, non ho trovato acqua. no, effettivamente non funziona. A me non funziona. Ma non c'è acqua, non ha piovuto probabilmente. Controlla, fammi vedere. Ah, comunque prima c'erano zombie qua. L'ho visto, lo vedo. Eh sì, non ha piovuto. 0400. Va bene, quindi niente. Dobbiamo fare attenzione a ora che arrivi, chiudi la porta e controlla anche il generatore. Poi siamo messi. Ok. Ah, giusto. No. Zio, Sì. dicevo anche prima con Massi, secondo me sarebbe importante Eccolo. collegare questa radio Radio. Sì. alla Alla Concorde in Concorde, in modo che modo sia che sia sempre sempre collegata. collegata. Signori, O il nostro admin. comunque, Eccolo qua. eccolo. Ciao, ciao, ciao. Io Adesso. comunque sento l'eco, eh. Senti l'eco? Sì, prova a parlare, Lele. Poco, però. Sì. Allora, spieghiamo come abbiamo fatto la nostra storia, Massi. Sì, allora. Diciamo che ci siamo prima parlati, abbiamo creato un po' una storia all'interno del gioco Gioco per per far far muovere i muovere personaggi all'interno della mappa e io mi sto occupando con un altro personaggio con i privilegi da amministratore di posizionare indizi e mettere in difficoltà i giocatori all'interno della mappa per percorrere un po' tutta la mappa del gioco. E abbiamo notato che ti stai divertendo anche parecchio, tra l'altro, a fare E solo. sottolineerei il mettere in difficoltà. Sì, diciamo che ho già un paio di altre cose in testa che secondo me vi divertirete, ma ancora non le ho attivate. Allora, visto che siamo tre, e se vuoi far piacere, potremmo andare a vedere cosa c'è alla torre della televisione. Alla torre della. Andiamo. Allora, Andiamo. sono le 15. Qui Ce la dentro. facciamo? Sì, più che altro non abbiamo roba da mangiare. Sì, qualcosa da mangiare conviene portarsela. Anche Anche un accendino mi serve. Vabbè. un accendino. Abbiamo finito tutto la roba da mangiare? No, ce n'è teoricamente dentro.
Ma è possibile che l'unica macchina senza un accendino l'ho trovata io? Qui, allora vi dico solo che lattuga e porri sono quasi pronti. Buona. Però ripeto, non abbiamo roba da mangiare, ragazzi. Dentro gli scaffali c'è roba. Male male sta roba. Prendo un ananas. Prendo le lattughe. E prendo. Che prendo? Prendilo, prendilo. Ah no, sai perché zio? L'abbiamo spostata nel coso. Nel furgone. Sì. Il cibo, mi sa che vabbè, è lì anche quello. Allora guarda, prendo 5 pomodori in scatola e andiamo a fare. Andiamo a mangiare. Okay. Ok. Controllare l'acqua. Ok. Bene ragazzi, allora andiamo. Dobbiamo andare con allora io prenderei il martello da demolizione. Dove l'abbiamo? Non lo so, sai. Forse abbiamo tutto nel furgone bianco. Sì. Vado nel furgone bianco un attimo e controllo. Ok. Allora. Qui non è. Niente da fare, ragazzi. Lo sento da te, lo zio non c'era. Niente da fare. Però lo zio, se l'eco lo senti da me, vuol dire che è lo zio che lo fa. E non c'era. Era nel camion. Boh. Quando è dentro nel coso di là, è dentro nella bolla, capito? Hai ragione. Usciamo di qua? Basta il cuore. Dai, ma si sali pure. Chiudo io. Uno si mette in mezzo, Vado io. Sì, tanto io non ero mai a salire. Devi andare dall'altra parte, però, Lele. Si è anche accucciato. Ok. Allora. Per andare dove dobbiamo andare.
dove dobbiamo andare. Allora. Mi hai messo il coso sulla mappa o sei già te? Allora, in realtà sulla mappa non abbiamo niente, però la conosco la strada. Ah, ok. Perché e dopo il distributore di benzina abbiamo trovato il suo. Madò, ci mancava solo questo camion, continua a sbuffare. E io sento anch'io un sacco di eco adesso. Anch'io. Sono io? Aspetta. Così cambia qualcosa? Prova a togliere il mio volume. Vediamo un po'. Dio parla. Ok, non c'è più eco. Cioè io non ho più eco, tu hai eco? Aspetta. Sì. Boh, mi pare meglio. Sì. Anche un pochino c'è ancora, ma un filo. Ok. Allora. Ma se ci sei. Ti ho mutato completamente. Nel frattempo io metto un po' di roba dentro il... Dentro il coso. Dentro il coso con il coso. Guarda che bello, l'hai visto? No. Dopo ci passiamo, eh. Cos'era? C'era uno scuola boost giallo. Tipo quello dei Simpson. Bellino. Sì. Poi dobbiamo imparare a pitturarlo, però. Cosa? La scuola, boss. Ah, sì. Facciamo tipo figli dei fiori con i fiorelloni. Pensavo a una roba del genere. Che ci sta bene anche in un apocalisse zombie, eh. Ma, cioè, mi sembra le basi in realtà, però vabbè. Oggi riguardavo il primo video che abbiamo postato, no? Quello dell'inizio. Cioè, Vigan è riuscito a farsi mordere in 20 minuti e tu a morire in 25. Bellissimo. Sì, ma è anche, guarda che quelle dopo non va tanto meglio. Cioè, no, vabbè. Effettivamente. Ciao, ciao. Ciao, caro. Eccolo. Ciao, caro. Comunque io l'eco lo sentivo, mi ero messo il push to solo ascolto, praticamente l'eco lo sentivo lo stesso. Allora, quando parla lei. Vedo. E quindi è colpa mia. Secondo me sì. Prova a mutarti. Ora fammi arrivare su. Dico le cuffie. Ho cuffie e microfono integrato. Abbastanza seri. Ora fammi arrivare su e dopo metto delle cuffie. Vedo un po' se metto... Dopo girami in indirizzo, ripeto. Ma cosa vuol dire? Certo, che Castellina è servita da Amazon. Sì. Ha voglia. Sì, ma tu dici che Prime puoi anche spedire gratis? Cioè gratis, comunque compreso. Il Prime è mio. Certo. Penso proprio di sì. Anzi, sì.
Non ho capito, ma in che senso il prime è tuo? Porca miseria. Lele mi attacchi la sì. Sì. Avete visto che bella sorpresa? Sì, ma non ti preoccupare. Sì. No. No, zio. Questa è una delle sorprese dell'amministratore. No. Aspetta, Lele. Ce la facciamo aperta. Aspetta, no, fermo! Non prendermi sotto. C'è l'accetta per buttare giù quest'albero? Fermo, certo. Dai, scendo ad aiutarvi. Nel frattempo metto le cuffie, guarda lì dietro per fare casa. Le cuffie le metto con questo, con questo e un allora metto questo. Prendilo un filo più larga. Wow, 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 wow. Sì, no, lui ti prende sotto, punto. Sì, non gliel'hai fatto un cazzo. Vai, fermo, vai, zio. Vai. Mi sembra che... No, aspetta. Tirala un filo più indietro. Che almeno... almeno drizziamo anche quella sotto e facciamo la strada libera. Ma quella sotto ci arrivo davanti e lo sposto col muso. Vabbè, perché picchiarla dentro? Vabbè, come si fa? Oh, va che metto un po' di riposizionata. Io comunque sento ancora l'eco, eh. Siamo arrivati.
piaciuta questa? Già. Tra l'altro, chi è che ha la sveglia che gli suona? L'ho spenta, forse. Ah, tu ce l'avevi. Scovacca. No, non devi prenderli! Dio, cazzo! Dopo va io poco cane. Oh signore, che passione. Grazie al bimbo. Beh, cosa ho fatto di male? No, ci sono tante armi bene. Esatto, vi ho dato le armi. Anche porca troia, i caschetti, il giubbotto, figa. Dimmi, c'è la radio che si può attaccare alla corrente elettrica dentro. Sì, eh. Andiamo. Sì, aspetta che mi vesto un attimino. Dove siamo? Sei già dentro? Sì. C'è una. La luce no. Brutta. Che cos'è? Mi dà tappettino grigio scuro a me. Paura che queste qui non si possano raccogliere. Cibo ne avete? Qua c'è una radio premium tech, non so. Ecco. Mangiare ce ne avete preso per me anche? Sì, qualcosa. Ah, c'è, vado subito. Ma dietro nel baule? Nel cassettino? Squalo, cosa dell'acqua? Ok. Prendo io? Pia. Io devo andare a scaricare. Urgentemente. Arrivo.
Eccomi. Ho trovato un pezzo del diario. Yes. Accoglilo. Allora, finalmente ci siamo riusciti a comunicare. Con la radio di Cori abbiamo saputo che c'è ancora speranza. Alcuni scienziati stanno cercando un modo per guarire, o almeno per sopravvivere. Si nascondono all'industria farmaceutica. Abbiamo trovato anche altri sopravvissuti al Gold Club. Alcuni di noi vorrebbero salvarli. No, no, no. Allora, prendiamo l'acqua, l'hai presa lei? Già caricato sul furgone. Io non vedo una fava comunque. Batterie prendiamo. L'acqua di colonia cosa serve se non ti puoi disinfettare? La sento battere, raga. Aspetta, io mi sono perso. Dove siete? Sono qui. Ah, sono qui. Ma allora è festa, ragazzi, oggi, eh. Festa grande. Ma allora è tanta festa oggi. Ma la luce non c'è qua. No. Quattro molotov ci sono. Tiro su tutto. Due fucili a cannone monte. Io sono dietro il camion. Sto caricando la refurtiva. C'è un giro, va. Poi dopo carico io.
la torcia. E se ce l'hai? Cielo, cielo, grazie. Ho una lampadina, vale? In faccia la lampadina. Ah, ma acceso quella del casco, dici? Boh, mi fa luce sopra, nonna. Sembra che mi faccia luce in faccia. Però, vabbè, piuttosto che una cosa. Grazie mille. Finisca di caricare anch'io, no? E datemi un occhio alle spalle, che poi mi lasciate qua come uno stronzo. E mi mozzicano. Occhio guidare, zio, che abbiamo delle molotov in macchina. Poi fai te. No, no, però muria mai. Vengono bene se si finisce la benzina. Vabbè, quello certo. Chi c'è dietro? Io. Due fucili e una tanica e ho finito. Non ti fidare. Ma mai. Quello già lo so. Far manovra ci hai pensato qua? Salto giù. Prendi l'accetta? No, fatta. Va, guarda che roba. Mica so come nere, io la patente ce l'ho. Sai, c'è chi può. No, ho lasciato giù. Fammi andare, fai te. Avete un accendino, per favore? Ho i fiammiferi. Fiammiferi, va benissimo. Metti dentro, nella... devi scendere. No, metti no, dentro nella... Da dove sono non riesco, sono nel terzo posto. Nel porto oggetti. Grazie. E ora ti lascio anche il regalino. Thank you. Come conosco i tuoi vizi? Non mi hai preso una stecca di Marlboro. ho preso le mutande del morto, così le puoi annusare mentre torniamo a casa. Lippi. No, ma questi sono nuovi. Ma c'è su condizioni. No, al 100%, dai. Volevi quelle macchiate? Volevo un po' vissute, così cosa c'è? Lascia fare. Per chi guarda, non mandatemi tante cagate, per favore. Si sa mai. Vabbè. Tra l'altro, fermati, torna indietro che carichi la legna. Non serve. No, non serve. Serve sempre la legna. Ci
Accendiamo sta gran luce. Qualcuno guardi nelle macchine della polizia se c'è qualcosa, per favore. Scendo subito. Io. Vai, sei te, Massi. Vai. Vai, muovi al culo. Sì. Io te ne vedi altri, ma io non ce l'ho più la luce, non mi illumina la sono rotte, bisogna batterie, c'è più, eccoli qua, non mi fa entrare dentro le macchine, spacca il vetro. Aspetta, fai leva per aprire, tanto non dobbiamo salvarle. Giusto per portar via se c'è dentro qualcosa. C'è la carta igienica, se volete. Buona. Eviterei di prendere i pneumatici, queste robe qua, cosa dici? Sì. Tanto metterci ancora a fare manutenzione non è il momento. Ok, andiamo, aspetta. Quella dietro è già guardata. E non è presa mica. Scuobalus. Com'è? State bene, pinguinaia? È freddo? Lo so. Io ho messo 17,6. Perfetto. Comfort perfetto. No, mo è sceso troppo, 13. Ma scusami, in che stagione siamo? 9 settembre, fa così. Non so come è girata la data. Ok, però vabbè, quello che è. Cioè, agosto o settembre, indifferente. Però... Ok. Io adesso l'eco non lo sento più. Io sì. Allora sono io. Provo a mutarmi e provate a parlare voi. Aspetta. Ma tre, aspetta. Aspetta. Vabbè, ok. No, fai provare me che non ho ancora provato a staccare, scusami.
Mi sa che si è staccato. Stacco tra 3, 2, 1. Zio, come mi senti? Parla. Ok, no, adesso anch'io. Sento gente, eh. Manca roba, mi sa. No, fischio degli. Una casa, c'è una bandiera per la tua felicità, su una. Sento gente. Hai trovato uno zombie. No, ma non mi ha preso la bandiera, gli ho detto di prendermi la bandiera. Arrivo. Vai Massi, guida tu. Accuccia, Wilfred. A cuccia, aspetta. Dai. Prova a parlare della macchina, zio. Sì, però ci sentiamo, eh. Comunque a distanza di caselle, poi.
Oh, ma qualcuno sulla radio mi sente? Oh, oh. Come fai a sentirmi da zio? No, perché mi senti solo adesso che ho acceso la radio. Aspetta, aspetta, spengo. Così mi senti? Zio? Ah, però ti senti. No, ok, allora era il finestrino. Sì, sì, così io ti sentivo. È dal finestrino, è dal finestrino. Perché ho provato ad accendere la radio. Però anche qua non ce l'abbiamo impostata. Come si imposta la radio qua? Aspetta, fai vedere. V. Opzione dispositivo. Te. Sì, 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 abbiamo sovrascritto quella frequenza lì, era già usata. Tanto mica la usano, mica ci parlano. Aspetta, che adesso poi arrivo anche... Ah, fanculo, ci vuole un'ora. Io si orivecchino, più gente entra più bestie si vedono. Quanti siete? Un fiorino fuori dal cancello, adesso arriviamo, cioè ma si sta prendendo la rincorsa, boh. Voilà. Abbiamo due
Ci sta? Ci sta, ci sta. Ciao, 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 ciao.